Il mio consueto ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Con questa puntata del nostro talk di approfondimento dei fatti siciliani, inauguriamo una serie di trasmissioni che riguarderanno la città di Palermo e la nuova giunta di Palermo. È una serie di trasmissioni che abbiamo intitolato Palermo verso il suo futuro. Lo facciamo perché vogliamo raccontare qual è la visione della città di Palermo da parte di questa giunta che si è insediata da poco, che sta cominciando a entrare nel vivo dei problemi ci sono cose da raccontare per le soluzioni dei problemi, ci sono cose da raccontare che si sta facendo. E cominciamo con l'assessore Maurizio Carta, che è qui con noi, ospite dei nostri studi, e ringraziamo di essere qua, assessore Carta, grazie. Buongiorno direttore, grazie, grazie dell'invito, è un vero piacere essere qui con voi. Grazie ancora e di conseguenza ringraziamo anche Pietro Minardi, il giornalista di Blog Sicilia che segue le cose del comune, che in questa trasmissione mi aiuterà a intervistare l'assessore Carta e a ricordare un po' tutte le cose di cui c'è da parlare. Buongiorno Manlio, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo a casa, ovviamente sì, Palermo, le sue prospettive, i suoi problemi. E anche, diciamo, fare un focus su quello che è stato, diciamo, questo inizio della nuova consiliatura di Roberto Lagallo. Bene, e questo è quello che vogliamo fare, raccontarvi la visione di Palermo. Certamente Palermo è una città che ha moltissimi problemi, è inutile nascondercelo, molti dei quali non potranno essere risolti in un attimo, in un fiat, in un mese, nemmeno in 3 mesi. Bisognerà aspettare e avere comunque una visione per poterli risolvere. Altre cose invece positive sono già da raccontare e cominciamo a raccontare quello che è stato fatto, quello che si sta facendo. Questa è l'idea. E dunque da qui voglio partire perché è di questi giorni una notizia positiva. Partiamo da una cosa buona prima di entrare poi nei problemi. Assessore Carta, ritornano a Palermo, anche se non è esattamente nelle sue deleghe, ma comunque è una cosa importante per Palermo, ritornano i grandi eventi. Sì, ritorno ai grandi eventi e sono un sensore prezioso dell'idea di città che vogliamo portare avanti. Perché un grande evento non è soltanto, diciamo, non si consuma soltanto nell'occasione dell'evento, ma il grande evento significa reputazione, significa credibilità e significa anche quella pressione che viene fatta un'amministrazione nel garantire che quell'evento si svolga nel migliore dei modi. Non è soltanto l'esibizione del grande artista, ma che quell'esibizione pretende la cura del luogo in cui viene esibito, la sicurezza, l'accessibilità, evitare quegli impatti che talvolta i grandi eventi possono produrre in città. Quindi a tutti gli effetti una porzione dell'idea di città futura che noi stiamo immaginando. Bene, allora prima di entrare poi nei problemi anche con Pietro, volevo fare un altro passaggio. Il primo impegno dell'assessore Carta della giunta Lagalla è stato, lo ricorderete tutti, un festino organizzato velocemente e che nonostante fosse un festino povero, lo possiamo definire così perché così stanno le cose, è un festino che è riuscito, che è tornato a mostrarsi alla città il volto festoso per la Santa. Allora andiamo verso un altro momento importante per la città, che è quello del Natale e del Capodanno. Arriverà Natale quest'anno a Palermo? Sì, confermo che il Natale a Palermo arriverà e sarà nei giorni canonici che da migliaia di anni questo avvengono e Cosa che credo. non sembrava negli ultimi tempi ricordarsi l'amministrazione. E soprattutto, direttore, hai detto bene, ha imparato dal festino. Il festino, al di là della bellezza della processione, dello spettacolo, ci ha insegnato due cose. L'importanza della coralità. Perché quello è stato un grande festino corale dove tutti i soggetti hanno compartecipato al festino. Non è stato il festino del Comune di Palermo a cui hanno aderito altri soggetti. Lo abbiamo pensato insieme alle istituzioni culturali, alle associazioni di categoria, ai commercianti, ai diversi portatori di interesse. E poi ci ha anche mostrato che si possono produrre degli eventi di grandissima qualità, di grandissima emozione, senza necessariamente impegnare cospicue risorse in un momento in cui la sobrietà della pubblica amministrazione credo che sia un impegno che non possa vedere che tutti noi concordi. E allora possiamo anticipare per quanto possibile che cosa potremo vedere durante queste feste? Insomma, Palermo potrà festeggiare come? Qualcosa. No, Allora, chiaramente non posso pretendere che ci racconti adesso quello che state pensando, ma ci faccia capire qualche cosa. non voglio anticipare quello che poi sicuramente l'assessore Cannella, che è il coordinatore del tavolo che il sindaco ha costituito e che è formato appunto dall'assessore Cannella, da me, dall'assessore Forzinetti e dall'assessore Mineo principalmente, adesso anche l'assessore Pennino si è aggiunta per alcune cose che vi dirò. Ma posso anticipare che sarà un Natale di luce, non dico altro perché la luce è una metafora importante.
Così come il festino, se vi ricordate, è stato un festino che ha celebrato la rinascita, in qualche modo, questa volontà di tornare in piazza, sul Cassaro, sui luoghi. Anche questo Natale per noi è il segnale di una città che si riappropria dello spazio, si riappropria di una festività e, come comprendete dalla composizione del tavolo, è un Natale, un Capodanno che coinvolgeranno diverse anime della città, perché ovviamente ci saranno le attenzioni degli eventi nel centro, ci saranno le attenzioni agli eventi nelle ville e nei giardini, perché anche quelli sono uno spazio pubblico sempre più prezioso, così come la presenza dell'assessore Pennino, poi tutto sommato di tutta la giunta, ci consentirà di immaginare un Natale che coinvolge l'intera città, che non si limita soltanto a valorizzare il centro. E poi a questo tavolo stiamo cominciando a chiamare tutti i diversi portatori di interessi. Abbiamo già incontrato le associazioni di categoria, oggi abbiamo incontrato le aziende partecipate. Più tardi ci sarà una riunione con le istituzioni culturali e a ognuno stiamo chiedendo che cosa mettono nell'idea di Natale e Capodanno, non soltanto, diciamo, come possiamo in qualche modo comporre i costi, ma qual è l'idea, qual è il contributo che ognuno di loro è in grado di dare per celebrare in maniera corale questo periodo importante per tutta la città, importante anche per le questioni che hanno a che fare con il commercio, con il turismo e con il calendario culturale. Per chiudere questa parentesi e poi lascio la parola a Pietro per entrare anche un po' nei problemi della città, avremo anche un concerto a Capodanno. Contiamo di sì. Ecco, e intanto ci siamo Stiamo fatti, aspettando abbiamo questa estorto promessa. una prima notizia all'assessore Carta, che giustamente è prudente, verranno anche tutti gli altri assessori ai quali faremo evidentemente anche le altre domande per le parti di competenza, magari mettiamo insieme abbastanza notizie per capire cosa succederà da qua a qualche giorno. Allora, Pietro, invece nel merito di quelli che sono i tanti temi da affrontare in una città che onestamente soffre. Palermo soffre tantissimo da tantissimi punti di vista, fra cui c'è quello della viabilità, chiaramente. Gianni Stecchino insegna in questo. Io partirei dal presente. Oggi c'è stata una seduta di consiglio comunale molto accesa, dedicata alle partecipate, in particolare ad AMAP, azienda che negli scorsi giorni si è lamentata dei lavori del tram, che è un'altra delle grandi opere di cui si sta occupando l'assessore Carta. Volevo capire se queste criticità interne tra partecipate e comune siano risolvibili, se avete avuto già degli incontri e soprattutto come sta procedendo l'iter di questa grande opera che rivoluzionerà. Nel bene o nel male lo vedremo, ma rivoluzionerà il traffico in città. Allora, parto dall'ultima questione che è stata posta, cioè quello per una grande opera come il tram, il rapporto tra il comune e le partecipate. Noi stiamo provando a ribaltare il punto di vista. Talvolta il rapporto tra comune e partecipate è stato visto come un rapporto di controparti. Ed è innaturale vederlo così. Le partecipate sono a tutti gli effetti un'articolazione dell'amministrazione comunale e il loro destino, le loro criticità, la loro sorte non può non interessare l'amministrazione attiva, non può non interessare il consiglio, non può interessare tutta la comunità. Allora, sulla questione dei sottoservizi, la voglio affrontare perché è una questione delicata. Noi abbiamo fatto numerose riunioni per capire in che modo la questione possa essere affrontata. Voi sapete che c'è giurisprudenza che assegna ai gestori dei sottoservizi la responsabilità dell'eventuale spostamento. Per quanto riguarda i gestori privati, la questione non si pone, è importante, è delicata, ma non è una questione che attiene alla nostra responsabilità. Per quanto riguarda invece le aziende partecipate, la questione è una questione di cui non possiamo non farci carico. Però stiamo provando in qualche modo a evitare di essere sopraffatti dalla questione. Perché, come diciamo, è noto, ma mi piace ribadirlo, il progetto delle nuove linee di tram che fra poco andrà in gara, sapete, è un progetto che realizzerà un tram più leggero, tra virgolette, Sì, rispetto all'attuale tram. quantomeno meno Senza impattante. barriere. Senza barriere, senza catenaria, ma proprio è diversa anche perché è recente, mentre quello, come sapete, è un progetto, diciamo, più antico in termini di impostazione. E quindi la posa dei binari interesserà un'altezza non superiore ai 70 centimetri. La norma che regola poi la collocazione dei sottoservizi, diciamo, impone alle aziende di collocare i sottoservizi, diciamo, grosso modo, attorno al metro o più.
Quindi, diciamo, a considerazione delle questioni che si potrebbero affrontare, il problema non dovrebbe porsi. E Questo dando per scontato che i servizi siano messi nella giusta collocazione. potrebbe accadere che la questione c'è, che la questione si pone, è una questione che ci dovrà fare interrogare sul perché alcuni sottoservizi sono stati messi fuori dalle norme e dalle regole. Probabilmente questo condurrà ad una riduzione o limitazione diciamo, del danno o dei costi, e venerdì, molto probabilmente, diciamo, andrà in giunta un atto di indirizzo che individua questa direzione. Cioè, non evitiamo di dover affrontare il problema prima che si ponga, lo misuriamo quando sarà misurabile, cioè quando realmente andremo a verificare lì dove, a nostro parere in via eccezionale, si dovessero trovare sottoservizi al di sopra dei 70 centimetri, e lì lo risolveremo comprendendo che noi non possiamo addossarlo in maniera acritica alle aziende partecipate, perché poi le aziende partecipate, se vanno in sofferenza, va in sofferenza l'intera comunità, e lì proveremo ad affrontarlo anche avendo il tempo e fra poco anche le risorse, perché nel frattempo noi renderemo di nuovo agibile il bilancio. Sapete che il sindaco è impegnato ad una contrattazione nazionale che permetterà all'amministrazione comunale, lì dove il problema, nella misura in cui si dovesse porre, potrà essere affrontato. Quando parliamo di urbanistica in generale in questa città parliamo anche di fatto di tutti i problemi della città o quasi, perché le questioni urbanistiche poi vanno a impattare su tutto quello che è anche la viabilità semplice, anche la strada, anche la semplice buca stradale, mi permetterà, assessore, così. Allora io mi chiedo, abbiamo parlato di tram, ma il tram è certamente uno di questi aspetti, ma qual è la visione che questa amministrazione ha della città, non dico dell'anno prossimo, ma della città da qua a 4 a 5 anni, da questo punto di vista della viabilità, dello spostamento, della mobilità? Molti dicono che l'urbanistica è l'atto più politico di un'amministrazione pubblica, e io non posso che essere d'accordo, intanto perché faccio l'urbanista, quindi so qual è la rilevanza dell'urbanistica, e nel ruolo di amministratore so quanto sensibilità politica richiede il disegno urbanistico di una città. Perché l'urbanistica che cos'è se non la spazializzazione, la concretizzazione fisica del patto di cittadinanza di una comunità, perché lì dove si collocano i servizi, le infrastrutture, le diverse modulazioni dell'abitare, le grandi aree verdi, cioè dove si colloca la nostra vita, quello è un atto politico. E quindi inevitabilmente sugli atti urbanistici atterrano le grandi questioni e visioni politiche della città. Non è un caso che l'urbanistica è una di quelle materie, ce ne sono altre, ma questa è eminentemente rilevante, che è competenza del Consiglio Comunale, cioè competenza dell'organo assembleare che rappresenta tutte le sensibilità, tutte le forze politiche. È sintomatico il fatto che quando si discute di urbanistica non è solo l'amministrazione attiva, è l'amministrazione nel suo complesso. Io arrivo a dire, e lo sto dicendo, anche le circoscrizioni oggi nella nuova visione urbanistica non possono che essere coinvolte. Le sto incontrando progressivamente tutte, discutendo con loro, oltre alla risoluzione di alcuni problemi che potete comprendere, anche del fatto che non possono non essere le protagoniste anche della visione urbanistica. Io porterò in consiglio, diciamo, l'anno prossimo, ovviamente è comprensibile che i tempi sono quelli, il nuovo piano urbanistico generale, quindi redatto secondo la nuova norma urbanistica del 2020 e non più secondo la vecchia legge del 78, e la nuova impostazione del piano è completamente diversa da quella precedente, non in termini di contenuti, i contenuti potrebbero in alcuni casi non essere molto dissimili, poi Palermo è quella, ma in termini di metodo e di impostazione. La vecchia legge del 78 sosteneva, a ragione, che il piano urbanistico dovesse essere redatto nella assoluta riservatezza e segretezza, perché nessun occhio rapace, nessuna mano predatoria doveva Per mettere evitare mano in quella intromissioni casa. che potessero fare Oggi, pressione, per, in esatto, senso oggi lato. l'urbanistica in qualche modo invece comprende che
l'ascolto, la partecipazione, la composizione degli interessi legittimi, un elemento importante, li mette addirittura a base. Quindi la prima cosa che farà il nuovo piano urbanistico generale è avviare una sorta di conferenza di pianificazione permanente in cui si ascolta la città in termini di comunità, si ascoltano i diversi soggetti imprenditoriali, i diversi portatori di interesse, tutti, anche coloro che vogliono proporre un'idea. Poi sarà la capacità tecnica dell'urbanistica e la responsabilità politica dell'assessore e poi quella più ampiamente politica del Consiglio Comunale a definire qual è il punto di sintesi e di equilibrio tra diversi Però voi interessi che la avrete città deve. un'idea, avete già un'idea, Certo che abbiamo suppongo, un'idea. quindi cominciamo a cercare, a farla capire anche al palermitano che domani vorrà portare la sua idea, fare una critica o portare una proposta. Giustissimo. Cominciamo a far capire qual è l'idea che ha questa amministrazione. Abbiamo un'idea con il vantaggio che per il mestiere che faccio, l'ho anche già detta, prima ancora di avere la responsabilità. Palermo ha, tra le tante criticità, le tante sofferenze, le tante problemi, cioè, ne ha una, a mio parere, evidente. Quella di essere diventata, perché non lo è mai stata nella sua storia, una città eccessivamente monocentrica. La necessità inevitabile di recuperare il centro storico che era diventato così un buco nero nella qualità della città, ha fatto sì di concentrarsi troppo solo su quell'area di città. Conseguentemente, molte altre localizzazioni di funzioni sono sempre state fortemente concentrate nella città, creando un effetto di periferizzazione progressiva di tutte le parti della città, producendo una Palermo che non è mai, se non negli ultimi 60 anni, 70 anni, esistita. Perché Palermo invece è stata sempre una città di quartieri. Una città fatta di diversi quartieri, diverse borgate, Sin di dalla sua luoghi fondazione. che offrivano anche se, identità diverse. In alcuni quartieri si andava perché c'era il mare, perché c'era la balneazione, in altri si andava perché c'erano le attività produttive, e in altri ancora perché c'erano i grandi palazzi e i grandi servizi, in altri invece in cui c'era ancora un rapporto con la natura. Allora, questo, quello che io chiamo la città policentrica, non è un caso che la mia delega si chiami a un certo punto sviluppo urbanistico della città policentrica. È scritto l'idea di città è stata scritta dal sindaco La Galla nella mia delega, perché la mia delega si chiama rigenerazione urbana, cioè il fatto che devo rimettere in moto un meccanismo di qualità, ma anche di economia, anche di innovazione sociale. Sviluppo urbanistico della città policentrica e mobilità sostenibile. Questi tre elementi descrivono la mia delega, descrivono nei fatti l'idea di città. È quasi un manifesto in grande sintesi. Cosa significa città policentrica? Significa che tutti i 25 quartieri, parliamo Quelli di quelli storici. perché sono quelli storici in cui tutti ci riconosciamo nei nomi, nel ricordo, devono diventare più ricchi di servizi per coloro che vi abitano. Questo ha anche conseguenze importanti sulla mobilità. Mobilità, certo. Perché se io Manca ho per l'avendo qualsiasi l'esigenza. servizio che non sia dormire, devo muovermi verso il centro, sto creando non solo una mobilità centripeta, ma anche una mobilità sincronizzata sugli stessi orari. E quindi non mi basteranno mai le infrastrutture e i sistemi di trasporto per poter portare allo stesso orario tutta la popolazione dall'esterno verso il centro. È impossibile agire in questo luogo. Allora, devo fare in modo che il più possibile le persone che risiedono in diversi quartieri tornino ad avere servizi di prossimità. Ma non basta, perché il rischio è che poi ogni quartiere diventi una specie di piccolo paesino autosufficiente e non ci sia invece quella meravigliosa miscela di comunità. Allora devo fare in modo che in ogni quartiere io localizzi anche un servizio di livello urbano, addirittura metropolitano. In modo che in ogni caso io mantengo questa miscela, questo movimento che non è più sincronizzato sugli orari del lavoro, della scuola, perché poi si muove secondo le diverse esigenze, perché se devo andare al mare ci vado in certi orari, in certi momenti, se devo andare in un parco, se devo andare in una struttura sanitaria e quindi continuo a far sì che la città si muova, perché la città che si muove è una città che scambia, che riconosce la diversità. Ma evito che questo avvenga producendo una congestione insostenibile. Bene, il tempo già è volato via. Un'ultima domanda la affido a Pietro, sapendo che abbiamo sino 3 minuti per poi arrivare a chiudere, perché l'assessore giustamente argomenta, e a noi piace il fatto che lui argomenti il tempo, però avremo altre occasioni sicuramente. Cercherò di essere più Pietro. apodittico. Il tempo è tiranno. Allora, io la domanda la sviluppo in due mini domande.
La prima, partiamo dal piccolo, poco fa citavi le buche, Maglio. Ovviamente la manutenzione stradale è uno dei problemi principali che ha riguardato Palermo e che riguarda Palermo tuttora. C'è questa diatriba fra RAP e il comune per quanto riguarda lo straordinario, ma quando si potrà parlare di affidamento dell'ordinario, che è da anni che si aspetta questo affidamento, che tra l'altro è inserito anche all'interno del piano triennale delle opere pubbliche? E poi si parlava poco fa dei collegamenti, c'è questo, diciamo, piano di rilancio aziendale di AMAT, un'azienda che in questi ultimi anni ha risentito di mancanze di mezzi e di personale. Si può sviluppare meglio questo, diciamo, in cosa inizierà questo rilancio dell'azienda, di questa partecipata, che è un fulcro, diciamo, della mobilità sostenibile. Allora, parto dalle buche. Noi sul tema della manutenzione stradale, con il sindaco stiamo ragionando su una, diciamo, una risposta su tre livelli. Da un lato consentire a RAP di continuare ad agire in quei casi emergenziali in cui serve la risposta immediata è, come dire, la sutura del problema, è una sutura di poco conto. Poi c'è il tema della manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi e lì potenzieremo, anche quando avremo, diciamo, l'agibilità delle risorse, la manutenzione, il settore delle manutenzioni. Poi c'è un grande tema di grandi assi, circonvallazione, l'asse, diciamo, Libertà, Macheda, Oreto e l'asse del mare, che hanno bisogno di una manutenzione più corposa, perché sono i tre grandi assi che permettono la, diciamo, mobilità nord-sud. Lì Io stiamo. aggiungerei Strasburgo e via dicendo Sì, fino a. ma ora vi spiego perché lavoro su questi tre grandi assi. Perché lì vorremmo provare, ci stiamo cominciando a fare qualche ragionamento, come ha fatto Roma, a fare un accordo con ANAS, perché sia perché ANAS ha la necessità di agire su grandi assi, perché le modalità con cui agisce non sono quelli della capillarità. Certo. Se noi riusciamo ad alleggerire la nostra azione diretta sui grandi assi, possiamo concentrare i nostri sforzi invece su tutti gli elementi Chiaro, anche perché trasversali. questa tematica ha aperto ad un numero elevatissimo di contenziosi che hanno Esatto, pesato a bilancio, tra esatto, altre cose. esatto. Oltre che ovviamente interferire sulla qualità della vita delle persone. AMAT, noi abbiamo, diciamo, trovato AMAT in crisi aziendale conclamata. Abbiamo fatto un'operazione che nel frattempo le consente, diciamo, le permette di cominciare ad agire il suo piano di risanamento, che è un piano di risanamento di riduzione di costi e miglioramento delle entrate. Ma abbiamo detto ad Amat, non basta, non è un piano soltanto di risanamento dei conti, deve essere un piano di rilancio dell'azienda di trasporto pubblico locale che si deve dedicare a offrire il miglior trasporto pubblico locale. Quindi, bene se si libera di alcune funzioni non produttive e non immediatamente afferenti al trasporto pubblico locale, Per per esempio esempio. la sosta tariffata nelle aree Perfetto. non remunerative, e poi troveremo altri soggetti che se ne prenderanno carico. Quindi, questa riduzione, diciamo ad Amat con l'atto di indirizzo, devi metterla con un nuovo piano industriale a servizio del ritorno all'efficienza del servizio in termini di sicurezza. Sicurezza significa più corse e anche attendere meno. In termini di capillarità, cioè riattiva tutte quelle linee che hai tagliato perché era l'unico modo in quel momento per poter Beh, mantenere ricorderemo a equilibri inizio i costi. anno il rischio di tagliare da 389 a 628 per dire, Beh, e si ritorna, insomma, diciamo, a quel discorso discorso delle dei quartieri periferie. periferici, Esatto, esatto. esatto. Terzo elemento che diciamo ad Amat è quello di agisci per poter rendere, diciamo, più efficiente il servizio attraverso la messa in esercizio del maggior numero dei mezzi che possiedi, di cui non hai gli autisti, tant'è vero che l'atto conseguente è stato in questi giorni lo scorrimento della graduatoria, che quindi non è un'assunzione solo a beneficio dei lavoratori, e già questo in una città come Palermo è un grande risultato, ma è a beneficio della stessa efficienza dell'AMAT e quindi di tutte le persone che troveranno un trasporto pubblico locale più efficiente, più capillare, più presente sul territorio. Bene, grazie all'assessore Maurizio Carta, Grazie a grazie a voi, Pietro che è stato con noi. grazie E siccome agli spettatori. abbiamo altri 1.000 temi da affrontare, io lo dico fin d'ora, torneremo ad invitare per Con grande affrontare tutti gli piacere. altri temi che non siamo riusciti ad affrontare. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, sperando di avervi dato degli elementi per cominciare a capire quella che è l'azione e anche per dare quando possibile dei suggerimenti all'amministrazione che si dice aperta a riceverli. Quindi vi ringrazio per averci seguito e appuntamento al prossimo Talk Sicilia.